dice che l'amore somiglia a un fiore e che basta una capanna per far sognare. C'è chi dice che in un bacio c'è sempre un non so che. C'è chi crede che una stella a metà d'agosto quando cade a veri sogni ti mette a posto e che il primo grande amore scordare non si può. Noi no. Beato chi ci crede, noi no non ci crediamo, e noi baciando ci pensiamo. Piru 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 li, le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate i fiori l'oroscopo, non son roba per noi. C'è chi sogna in gondoletta sulla laguna, c'è chi crede che la luna ci dà fortuna e che il primo grande amore scordare non si può. Noi no. Beato chi ci crede, noi no non ci crediamo, noi baciando ci pensiamo. Piru 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 li. Passeggiati i fiori l'oroscopo, non so roba per noi. C'è chi legge nella mano con chi si sposa, chi si firma tuo per sempre con una rosa e chi il primo grande amore scordare mai non può. Noi no. Beato chi ci crede, noi no non ci crediamo, baciando ci pensiamo. Piru 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 li. Scusa Sandra, ma come prima entrata non ti sembra un po' troppo presuntuosa, no? Ma niente affatto, la trasmissione dell'anno scorso è stato un trionfo, sì o no? Oh, beh, trionfo. Ma no, un trionfo. Tu sei stato sì o no il condottiero di Tante Scuse? No, il condottiero, il conduttore io. Ma no, tu sei stato il condottiero, tu sei stato il Marco Visconti della rivista televisiva, Sì, però l'altro anno abbiamo finito così con me a cavallo, mi sembra brutto ripeterlo, no? Ma niente affatto, invece è giusto cominciare questa nuova serie laddove l'abbiamo finita l'anno scorso, è un discorso ideale che continua. Sì, ma dovremmo cambiare qualcosa, non possiamo fare le stesse cose, no? Questo l'ho fatta. Ma no, il resto lo cambieremo, questo no, questo non si cambia, questo è un discorso ideale che continua, ripeti? Ripeto? Sì. È un discorso ideale che continua. Tocca a me, sì. Allora mi raccomando, sì, fiero, marziale e conscio, sì, hai capito? Conscio. Sì, conscio del tuo valore. Ah, sì, sì, del mio valore. Ti annuncio, sì. Conscio. Le serenate sono romantiche, ma se piove son guai, le passeggiate in fiori l'oroscopo, non so roba per noi. C'è chi è una carezza del fidanzato, chi sospira la finestra del bene amato e chi il primo grande amore scordare mai non può. Noi no. Scalzoni. Mi hanno dato il cavallo dell'anno scorso, capito? Loro lo sapevano che si emozionava con la musica, con gli applausi, con le luci. Ma e che non sporcava. Ma non Mascalzoni, farabutti. Non è quello dell'anno scorso era bianco.
L'hanno tinto, per farmi dispetto, l'hanno tinto, l'hanno fatto apposta, gli hanno anche dato da mangiare di più, ma scalzoni, farabutti, guarda di qua. Siena, Siena, naturalmente questa presentazione va tagliata, vero, perché non è proprio il caso che mi faccia... Ma porta bene, Raimondo. Porta bene, guarda, questo l'ha già detto Sandra, io non sono superstizioso, va bene, si taglia, poi sia chiaro una cosa, ferma, sia chiaro una cosa, che se qui mi si fanno dispetti, qui mi si sabota, io pianto tutto e me ne vado, chiaro, è chiaro? È chiaro? Sì, ma mi sembra esagerato tutto quello che stai facendo. Non sto, sai, non sto mica parlando con te. Non sto mica parlando di te. No, no, parlo con Siena. Regista, voglio una risposta al regista. Chiaro? Non ho capito. Cosa hai detto? Dico, devi essere chiaro anche te. Chiaro? Va bene, va bene. Oh, ecco, allora ricominciamo tutto. Via, ricominciamo la presentazione, un'altra presentazione. Noi rientriamo tranquillamente dai lati. Rientriamo. Ma guarda, finisci. Io di là, normalmente... Non so, ci fai mandare giù un sipario, un fondare, un po' di musica, vai, capito? Vai, qualcosa, d'accordo? Dato che la nostra trasmissione dell'anno scorso, tante scuse, vero, ha incontrato il vostro benevolo favore, noi abbiamo pensato di ripresentarci a voi anche quest'anno, naturalmente con un'altra trasmissione. Sì, è un discorso ideale che continua. E... questo l'abbiamo già detto tante volte, non è il caso di ripeterlo. Sì, ma siccome l'abbiamo detto nel pezzo che si taglia, quello della pupù. Cosa dici? Eccoci qua. Noi avremmo potuto rifarci alla formula dell'anno scorso, ricordate, era quella in cui si faceva vedere quello che accadeva non solo in scena, cioè non solo la registrazione dei balletti, sì, dei cantanti ospiti, delle scenette comiche, ma anche quello che avveniva fuori scena, sì, nei camerini, al bar, eccetera. Una formula che ha incontrato appunto il vostro favore, anzi, che molti hanno tentato anche di imitare, sì, altre trasmissioni hanno tentato di imitare. Non lo direi. No, non lo direi perché non sta bene per i nostri colleghi, non è carino anche perché poi li incontriamo. No, ma poi che c'entra se li incontriamo? Se li incontriamo li salutiamo. No, io volevo dire che questo fatto che ci hanno imitato, sì, testimonia che la trasmissione è stata gradita. Sì, ecco, gradita, io mica ho detto che hanno imitato male. Penosi sono stati, penosi. Guarda che li incontriamo. Sì, li incontriamo. Ebbene, malgrado tutti ci abbiano consigliato di ripetere lo stesso tipo di trasmissione dell'anno scorso, noi abbiamo voluto cambiare, altri al posto nostro si sarebbero ripetuti. Altri comici, altri autori sarebbero stati ben felici di non doversi sforzare per trovare cose nuove. Noi no. Guarda che questo l'hai già detto l'anno scorso, preciso identico, facevi sempre. No. Ma questo è un mio modo personale di esprimermi, mica devo cambiare io, ci mancherebbe altro. Il pubblico mi vuole così, mi esige così. No. Vabbè, io parlavo della trasmissione che va cambiata. Altri al posto nostro si sarebbero adagiati sugli allori. Noi no. Questo perché la divide. Perché va bene, siccome pare che vada bene questo noi no. Invece volevo fare tutto un altro discorso. Sì, ma stretto. Io volevo dire, faccio quello che voglio. Sì, io volevo dire solo questo. Il successo che il pubblico ci ha decretato, che voi altri ci ha decretato, ma cosa dico? Il successo, il trionfo che mi hanno decretato. Questo me l'hanno decretato, sono affari miei. Sì, questo lo direi per il tuo collega che sono io. Mi ha riempito di gioia. Sì. Perché c'è un uso comune di credere che noi altri attori siamo dei calcolatori, dei cinici, degli ambiziosi, ma la verità è un'altra. Noi siamo molto, molto sensibili. E se lavoriamo, sapete perché lavoriamo? Per la paga non lavoriamo, almeno per quello che mi riguarda io lavoro per i soldi. Cosa c'entra la paga? Perché tu non sei stato contento del successo di tante scuse dell'anno scorso? Sì, sono stato contento. E perché sei stato contento? Perché quest'anno mi hanno aumentato la paga. Di poco, però un pochino, insomma, poi sono le trattenute, ritenute, vabbè, insomma, poco di male. Comunque il discorso che vale per me è questo. Signori, io sono particolarmente commossa del successo e del trionfo che mi avete decretato l'anno scorso. Grazie. Dove stai? Dove vai? Bravi, zitti, non te lo dite, bravi. Insomma, io volevo dire un'altra cosa. Il discorso mio era tutto un altro. Era quello di dire che malgrado il successino, nell'anno scorso, noi quest'anno abbiamo cambiato tutto. Bravo! Chi ha parlato? È il capo Clark. Ma è lo stesso dell'anno scorso? Sì, Raimondo, non ti nervosire, ma perché io... non te l'hanno cambiato, solo tu non ci vai d'accordo, ti avvilini, no. Calmo, vado lì con una certa classe, io sai, vado lì con una certa classe.
Bravo, bravo. Che piacere rivederla, Sor Viare. Se faccia vedere, se faccia vedere. Sta proprio bene, sono proprio contento. Buono. Ha sentito la presentazione? E come non mi è piaciuto un frego, siete un fenomeno. Capono, ha sentito quello che ho detto? Sì, che quest'anno cambiate tutto. Ecco, allora lei perché qui? Come? Sì, cambiare tutto vuol dire cambiare tutto anche lei, no? Ma no, che c'entra? Io mica faccio parte dello spettacolo, no? Io sto al di là dello spettacolo, a me non mi si vede mai. Me si sente, sì, ma non mi si vede mai. Sorbiane, la scongiuro, mi faccia lavorare. C'ho quattro figli. Tre l'anno scorso, ma quest'anno me ne è andato un altro, oh. Lo sa come l'ho chiamato? Ma no, non mi interessa, guarda. E provi a indovinare, la dimostrazione che io mi affeziono. Ma non lo so. E provi che non è difficile, dica. Ah? E dica. Ah? Raimondo. Giovanni, come mi pare? Ma guarda che cretino. Ma sì, questo è più cretino, allora perché mi indicano? Ma no, perché mio padre è il nonno del ragazzino, gli piace tanto lei. Tito lei. E senta, tra noi due l'altro anno ci sono stati degli screzzi, delle incomprensioni. Sì, ma ormai acqua passata, Sor Viare. Ma sì, dico, ormai sono preparato a tutto, mi sono preparato. Preparato a cosa? All'umorismo nero, no? Finalmente ho capito che l'umorismo nero è un umorismo vero, intelligente. Non vedo l'ora di vedere una bella scenetta col morto. Anch'io. Sì, sì. E invece quest'anno l'umorismo nero non c'è. Perché? Perché abbiamo visto che è un tipo di umorismo che il pubblico non accetta e poi perché abbiamo deciso di cambiare tutto. Oh, anche qui, che peccato. A me piaceva tanto. Guardi, io la ringrazio perché si vede che lei è una persona intelligente, ma oramai abbiamo deciso. Ma come io mi ero pure preparata, non andavo pure a scuola serale, rannato. Ciao. Ma chi saluti? Serse. Serse? Sì, dopo ti spiego, Serse. Ma come dopo ti spiego? Tu va avanti, dai. E tu che fai? Io vado a salutare Serse. Ma come va a salutare Serse? Ma come va a salutare Serse? Dai, Serse. Va avanti. Ma voi, calmi, no? Oh, Romolo, naturalmente questa cosa, vero? Va tagliata. Primo piano su di me. Signori, abbiamo parlato della nostra trasmissione. Vediamo quali trasmissioni hanno avuto veramente successo nel corso dell'anno. A giudicare dal servizio opinione della RAI, tutte. Sì, anche quelle che noi abbiamo visto, abbiamo detto, mamma mia, quanto è brutta. Poi si vede dal servizio opinione, bellissima. Vabbè, si vede che avevamo capito male noi. Ma una soprattutto nel settore giornalistico, ha polarizzato interesse di milioni di telespettatori. Si sente male. Dicevo, una soprattutto ha polarizzato l'interesse di milioni di telespettatori. Se sente male! E se si sente male io che ci posso fare? Colpa del microfono, non posso urlare più di così, è un fatto tecnico, no? Ma no, ho capito male, Sor Pianè, se sente male lo spettatore qua. Se sente male! Porca miseria, Romolo, ferma la registrazione, Romolo! E mi è preso lo stucco, bisogna chiamare un medico, un'ambulanza. No. Come no? No, non va mosso di qui. Ah, perché gli potrebbe far peggio? No, ma che me ne importa, no, ma siccome i telespettatori prima l'hanno notato, hanno visto che rideva, applaudiva, se va via si nota il vuoto e sta male, no? Ma questo potrebbe morire, guarda. Va bene, l'importante è che non lo sappiano i telespettatori, capisci? Lei se lo tenga vicino, lo faccia ridere. Ma come faccio a farlo ridere? Ma lo faccia ridere, lo faccia divertire, che ne so io, s'arrangi, d'altra parte non è mica colpa mia. Io ho detto che in questa trasmissione non volevo l'umorismo nero. La colpa è sua. Sì, perché lui è uno della clac, perché è responsabile è lei. Io? È lei che ha infilato l'umorismo nero per forza della trasmissione, capito? Zitto, vieni qui, riprendiamo, Romolo, tu. Signore. Dicevo, una trasmissione ha polarizzato soprattutto l'interesse di milioni di telespettatori. Tribuna elettorale. Onorevole, come lei sa, diritto a 5 minuti di premessa. Rinuncio volentieri in favore dei colleghi giornalisti. Benissimo. Passiamo allora al primo interlocutore, che è Luigi Lambertozzi. Onorevole, la mia domanda è questa. Come mai nel suo partito ci sono tanti speculatori, delinquenti, truffatori? Ho piacere. Ho piacere che lei mi abbia fatto questa domanda, alla quale però io vorrei rispondere con un cortese invito.
mi faccio un nome, no, dico mi faccio un nome, no, mi faccio un nome. Alviani. Alviani. Bertocci. Bertocci. Gollini. Gollini. De Riti. Riti. Frantoni. Cavalapietri. No, 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 no. Un momento, scusi, Capito. Scusi. Io Valori, gli ho detto mi faccia Servanti, un nome. Marussi. Lei me li fa tutti, è troppo comodo, troppo semplice. Scusi. Però i soldi li hai presi, eh? Cosa dici queste cose davanti a tutti? Che ho preso i soldi, l'ho presi, l'ho messi da parte. Erano anche pochi. Dillo, dillo che però hai fatto anche delle serate per beneficenza. Dillo. Certo che le ho fatte, ma non mi sembra carino dirlo. E invece bisogna dirlo perché per il fisco. Sì, capito. No, siccome, capito, tu hai girato tante, tra tante serate, il fisco dice, accendi quanta guadagna, non no, sa che ti davano 4 soldi. Sì, non sì, lo sa che ti pagavano poco, capito? E il fisco invece perché bisogna che lo sappia che hai fatto molte serate per beneficenza. Io ho tutti, sono documentato, comunque, io perché io ho documentato tutto, tutto scritto, tutto qui. Comunque, c'ho tutto, anzi, ce l'ho nel camerino, perché in questo momento sono rovinato. Comunque! Sì, c'ho più una lira, comunque, una lira. Tornando alle mie serate, tornando alle mie serate, non mi no, 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 allora, noi abbiamo scritto una canzone. Avete scritto una canzone? Certo. E ci avete messo 4 mesi? Certo, perché volevamo perfezionarla. E lo sai perché l'abbiamo scritta questa canzone? Ma non mi interessa, figurati, mi interessa per chi, perché mi importa a me. L'abbiamo scritta per te. Per me? Sì. Per me? Adesso chiedi scusa? Certo, adesso sono imbarazzato, mi dispiace questo fatto. Scusa, il fatto è che io con una donna, anche matura, anche magra, insomma, sulla no, spiaggia di sì, notte, sì, sì. Io la canzone non la scrivo. Ricominci. Io non faccio la canzone. Io. Ricominci? No, non mi interessa quello che fai tu, per ricominci. Spiegare l'equivoco, per spiegare l'equivoco perché così ho va bene, pensato, la vuoi sentire la canzone? Io. Ah, sì, 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 ah, sì, bene, la canzone. Allora. Ma questo qui non parla mai proprio, eh? No, lui non parla, lui fa i fatti, solamente i fatti. Quali fatti? Ma buono, non ricominciare, mettiti a sedere, che ti canto la canzone anche un po' male perché sono rauca, te la faccio sentire. Per favore, potrei avere un microfono per piacere qui, eh? Grazie. Ecco. Attacco, eh? Allora. Signori, accompagnata da Serse, eseguirò la canzone da noi scritta per l'uomo della mia vita, lui, Raimondo. Uomo della sua vita, ha detto, no? Faccio notare, Raimondo, l'uomo della sua vita sono io. Su nel cielo le stelle, qua giù l'eco del mare, sento dolci parole che mi turbano il cuore. Canta male, però è romantica, eh? No, molto, no, molto romantica, perché una pensa a me. Una bocca premente che mi vuole baciare, ma... Penso mio vecchietto che sta andando a letto. Quale vecchietto? Ma quale vecchietto? Ma come sta andando a letto il vecchietto? Ma che dice? Tutto bianco a righe blu. E caro mio vecchietto. Ma dai questo vecchietto, ma guarda se ti vede il cornicino matto che gli trappa tutto, che gli trappa tutto. Il pigiama bianco e blu. Vecchietto, vecchietto, vecchietto. Ra-ra-ra. Vecchietto, 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 I love you. Parabara, sam. Ti è piaciuto? Eh? Anche se sono rauca, l'ho cantato bene questa canzone che abbiamo scritto di Serse. Ti è piaciuta? Eh? E ci avete messo 4 mesi per fare questa canzone. Sì, signore. Ma lui è la prima volta che appare in televisione. Sì, la prima volta. Ah, questo mi dispiace proprio. Questo perché? Mi dispiace proprio. Perché? Onestamente, sinceramente, lo devo dire, guarda, sono molto sincero in questo video. Perché? Perché? Perché anche l'ultima per me. Serse, Serse, vero? Serse. Ma che modo è? Ma che modo è questo di fare questo? Ma che modo? Ma lo vedi che sei geloso, non lo geloso vuoi ammettere? Geloso io? Ma dici di lui? Ma se potrebbe essere tuo figlio, Serse, anzi tuo nipote. Serse, vieni, guarda, andiamo, che tanto lui sì, non andate, può andate, capire, andate, non andiamo andate, a fare andate, la musica andate, Romolo, primo piano su di me. Perché? Ho le mie ragioni. Va bene, camera 2 avanti. E avanti. Cerchiamo di andare avanti col nostro spettacolo, eh? Si sente peggio. Cerchiamo di andare avanti col nostro spettacolo. Sorbene ha capito male pure stavolta. Ah, si sente peggio lui? Eh sì, bisogna ricoverarlo, questo ci può mancare un momento all'arco. No, ci va, l'importante è non lasciare il vuoto, perché il vuoto intristisce, capito? Ma questo non ride. Vabbè, non... Ah, ma adesso può anche non ridere, può sì. Anche non ridere, sì, sì, anzi può avere proprio un'espressione di disgusto. Sì. Anche lei può avere un'espressione di disgusto. E perché? Adesso c'è il balletto, eh. Hai visto? Saluto come...
sta roba? Romolo, cos'è questa sigla? Raimondo, stiamo trovando la sigla del prossimo numero. Levati tu, via, via. Oh, come levati tu? Calma, non cominciamo ad assumere atteggiamenti da dittatore. Qui oggi sono cambiate molte cose. Oggi c'è dialogo, c'è educazione, c'è correttezza, c'è civiltà. E se ne vado, lei da stamattina che rompe, vada via, su, già calma, tu. Senti, allora, cos'è questo numero? Dico, lo presento io? No, devo presentare... no, Raimondo, no. Questi si presentano da soli. Un momento. Come si presenta da soli? Ma così sono io il presentatore. Ciao. Ciao. Chi è? Come dai? Che piacere. Ah, siete voi, Buoni. Romolo, o loro o io. Come sarebbe dire, o loro o io. Ma non è possibile fare la trasmissione con tutta la stessa gente dell'anno scorso, dico, lo stesso capoclan, lo stesso suggeritore, tu che sei sempre lo stesso, la stessa Sandra. Insomma, cambiamo qualcosa, no? Ma scusa, Raimondo, ma perché proprio solo noi? Perché gli altri sì e noi no? Potrebbe sembrare che siamo gli unici che non hanno funzionato. Io non lo volevo dire, ma vedo che ci siete arrivati da soli. Allora, ragazzi, buona fortuna, arrivederci. Le nostre strade divergono, andate. Cosa viene dopo? Cosa viene dopo? Non si possono tagliare, hanno un contratto. Sì. Ah, sì? Sì. Ah, hanno un contratto? E sai cosa ci faccio io con questo contratto? È su carta? Sai cosa ci faccio io con questo contratto? Lo strappo, va bene? Lo strappo, dov'è un funzionario di servizio? C'è un funzionario di servizio qui, possibile? Qui bisogna cambiare proprio... Sono io, signor Vianello, mi dica. Ma lei è cambiato, sì. Lei l'anno scorso non c'era. In effetti non c'ero. Ecco, qui l'unica cosa che hanno cambiato è il funzionario, eh. Continuiamo a assumere, voglio vedere dove andiamo a finire. Senti, io devo fare due chiacchiere con lei nel mio camerino. Venga, voi andate pure. Romolo, cosa facciamo? Una pausa? Ma che pausa? Raimondo è matto. A posto, registriamo il numero dei ricchi e poveri. A posto? Yeah.
Senti, scusa, cosa c'è? Cosa c'è adesso? Dunque, dovrebbe esserci il ballo di Sandra. Ballo di Sandra, eh? Ma dove stai andando? A fare il balletto. Con quelle scarpe? Con queste scarpe, sì, perché? Ma non è possibile! Senti, io l'anno scorso ho ballato e ho avuto un grande successo. Ah, ma fu un miracolo proprio. Quest'anno voglio riballare, chiaro? Ma i miracoli non si ripetono. Non fare lo spiritoso, non fare lo spiritoso. Quest'anno dimostrerò che io non sono inferiore a nessuna delle vedette, sia nazionali che internazionali. Non farò né parodie né imitazioni, questo sia ben chiaro, ma ti dimostrerò che sono all'altezza di tutte, tutte. E stasera all'altezza di chi sei? Della Carrà, non lo vedi? La Carrà 20 anni dopo. Giratemi. Cretino! Rigiratemi. Oh, ha detto cretino, eh? Andiamo a far balletto. Brava, brava, bravissima, è stata bravissima, bravissima. Ah, c'è, sì, sì, sì. No, no, non vi preoccupate, no, no, quest'anno ho fatto venire l'ortopedico proprio prevedendo che, data l'età... Dottore? Dottore, scusi. Vorrei dare una sistematina a mia moglie che mi sembra le gambe proprio non esattamente al posto. Grazie, dottore. Anche se non viene tanto bene, tanto, purché possa continuare la trasmissione. Arrivederci, ciao, eh. Signori, siamo arrivati quasi alla fine della puntata. Ai, 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 ai.
Che succede? No, senti, sistematela, ma senza fare tanto chiasso, no? Senta, buono, parlare. E dicevo, signori, siamo arrivati quasi alla fine della puntata. Ebbene, io penso che molti di voi, seguendoci, si saranno chiesti, ma vuoi vedere che questi non cambiano niente? Sì, cioè no, non si cambia niente. Altri al posto nostro, meno capaci, meno sicuri, avrebbero cambiato. Noi no. Ma a che pro cambiare quando, insomma, lasciatemelo dire, l'anno scorso è stato un coro unanime di consensi. Abbiamo divertito, abbiamo fatto nascere il sorriso sulla faccia di chiunque. Signor Vianello, grazie. No, ma cosa fa? No, grazie, signor Vianello. Ma grazie per cosa? Scusate. Ma come per cosa? Per la trasmissione dell'anno scorso. Io l'ho seguita a tutto, non ho perso neanche una punta. Anche perché mi scusi, signor Vianello. Ma che fa? Ma come stavo dicendo? Ma che fa? Piangi, signor, piangi. Oh, signor Vianello. Mi dispiace. Lo sai qual era il peggio della sua trasmissione? Sì. La verite. Tutti gli spunti, per esempio, erano tutti veri. Sì, cercavamo di... Mio marito, per esempio, no, era molto maletto, molto maletto. Ride. Scusami, stupido. Ma se penso alla sua feccia, quando lei faceva il maletto nella clinica, c'era l'infermiera che la voleva far ridere e che diceva che doveva star su di morendo. Quella scenetta che ho fatto... Ah, e non sarei quello mio marito, sarei quale! Sarei quale, magari no, perché noi quando si fa dell'umorismo si esaspera un po' sempre. No, no, signor Vianello, è la stessa cosa. E guardi, signor Vianello, io mio marito volevo molto bene. Ma ci credo. Beh, signor Vianello, lei non può immaginare quanto volevo bene a mio marito e cosa ho sofferto io. E quando mio marito è manchetto. Quando è manchetto? Sì, quando è manchetto. Ah, quando... Sì, è manchetto. Sì. Io ho fatto anche una brutta figura davanti a tutti. Perché? Perché mi è venuta da ridere come una meta, perché ho pensato alla sua feccia. Alla feccia? Alla feccia di quando faceva la scenetta. Signor Vianello, confermi così che mio marito si divertiva attento. Si divertiva lui? Attento. Ma suo marito ha visto anche quella scenetta della clinica dove io morivo, quella... Quella è stata l'ultima risetta che sei fatta. Ah, l'ultima? Sì, perché dopo è manchetto. Si è ripreso, eh? No, è Ferruccio che mi sta dando la mano. Sempre a disposizione, signor Vianello. Ma perché lui... Cos'è? Il tribune elettorale. Di nuovo. Utricchi. Sì. Valetti. Sì. Valtrompiani. Sì. Zazzo Zezzi. Sì. Paterni. Sì. Qualetti. No, questo l'ha già detto. No, questo è il fratello. Vabbè, allora specifichino. Fratello. La puntata è terminata, sembra veramente volata. Molti di voi si chiederanno, ma com'è già finita così presto? Loro non se lo chiedono. Loro non se lo chiedono? No. Che fanno? Ma che fanno? Vanno via?
Ma no, un momento, signora, ma come vanno via? Ma perché vanno via? Perché si vede che per loro la trasmissione non è volata abbastanza. Non è volata abbastanza. Signori, un attimo, stavamo parlando, dico anche aspettare un attimo, quello che diceva. Ma dov'è il capoclac? Dov'è il capoclac? Quello è uscito per primo. Farabutto, mascalzone. Signora, aspettate, stiamo parlando un attimo solo, stiamo salutando anche per una questione di educazione, no? C'è il rullo finale adesso, c'è una scenetta con Sandro abbastanza graziosa, aspettate, guardatela. Il rullo se lo vedranno a casa. Se lo vedranno a casa. Sì. Eferi. Sono andati via tutti via. Però. Però. Cos'è? Uno è rimasto. No, quello c'è rimasto proprio. Quello proprio. No, anzi, Romolo, non inquadrare. Rullo, vai con Rullo finale, non far vedere che quello lì. Rullo finale, salutiamo tutti, salutiamo il Rullo, che bello, salutiamo. Spegni quella luce, chiudi quella porta, usciamo. Stammi più vicino, prendimi per mano, parliamo. Riproviamoci a sognare un po'. Sorridere, non dirvi no. Tutta per noi la sera sarà, se piove che fa, le gocce su noi son coriandoli, se tu vuoi. Sognare un po'.